accidenta a me, maledetto per giorni di boia di se maledetto di. E che t'ha fatto? M'hanno invitato al matrimonio del cugino di una mia della mia moglie che un vede dalle superiori. Ma te lo conosci? Ma chi l'ha mai visto? Ma lo conosce anche la sua moglie de. Poteva essere a palla all'aria sugli scogli, perché no? A agosto tutto incamiciato a brondare come un disperato. Oh, se vi sposate di luglio o d'agosto io non ci vengo. Ora ti chiede fargli il regalo. Ma fosse solo il male del regalo, di or vestito, la mia moglie ce n'ha 2000. No, bisogna un pello nuovo, bisogna un pello nuovo per forza, sicché vestito nuovo alla mia moglie, vestito nuovo a me, che ha scelto lei ovviamente. Questo matrimonio vi mi osta più della macchina. Ben via, il matrimonio tu ci devi andare vestito per benino, se ci vai un cos'è sta nottiera tu fa care. Bella mia nottiera invece, di, m'ha fatto comprare pantaloni lunghi neri, camicia nera, gilet, giacca e coprigiacca, di, sudanca a dirlo, di, ci squaglio lì dentro. Lei invece si è comprato uno di quei vestitini, sai, tutto fine, con la gonnella tutta all'aria di sotto, no? Mi fa, oh, secondo me con questo viccio caldo, te invece, ma a me te, mi porti uno slittino, voci, ah. Poi non ho capito perché li dovono fa sempre o a luglio o agosto, o fateli a gennaio, porco boia. Dice la mia moglie, la Sabrina ci è rimasta male, poverina, perché l'hanno invitata. Boia, io ci sono rimasto peggio perché mi hanno invitato invece. Sono arrivato a casa, vedo una busta nella setta della posta. Uno aspettavo punte elettriche e ho detto vai, ho preso una multa. Sicché la scarto, Igor e Valentina annunciano un gioia alle loro nozze. 10 agosto, ore 12. Boia, era meglio la multa.